Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film e Series, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di nuovo di una serie TV di Netflix dal titolo La Giudice. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, ho appena finito di vedere questa serie TV, questa La Giudice, la trovate appunto su Netflix, sono 10 episodi tutti quanti da un'ora all'uno, quindi è abbastanza lunghetta ed è un K-drama, quindi è una serie TV coreana. Se avete già visto i miei video, sapete, avete capito che a me piacciono parecchio le serie TV coreane, infatti anche questa mi è piaciuta molto e la consiglio tantissimo. Andate a vederla perché secondo me ne vale la pena. Si discosta da però il mainstream delle serie TV coreane che vanno oggi, tipo Squid Game, Alice in Borderland, Non siamo più vivi. I temi sono completamente diversi qua. Qua non troverete zombie, non troverete giochi strani. Non è un teen drama scolastico, non è neanche un sentimentale romantico perché è pieno di serie TV coreane a tema sentimentale. E allora, di che cosa parla questo La Giudice, che in inglese, fra l'altro, è stato tradotto con Juvenile Justice, lo dice il titolo, ovviamente è un legal drama fatto molto molto bene, dove i due punti fondamentali, i cardini della serie sono la giudice, appunto, che si chiama in coreano Shin Men So, spero di averlo detto giusto, e poi l'altro tema importante sono i crimini dei minori. Però non parla, cioè parla sì, ci fanno vedere tutti i casi dei crimini minorili, però la cosa importante è proprio chi li compie. Infatti è tutto incentrato alla fine sulla giudice Shin Men So e i giovani criminali. Queste due cose, questi due, possiamo dire, protagonisti della serie si intersecheranno caso dopo caso e così, diciamo, impareremo a conoscere la giudice, questo personaggio, veramente un bel personaggio, fatto veramente bene, interpretato da Kim Ye-so, anche qua non so se ho detto giusto, che per conto mio è bravissima in questo ruolo, e appunto i giovani criminali, i loro casi e la reazione che avrà la giudice sono strettamente collegati sia per quanto riguarda il legal drama, cioè per quanto riguarda il lavoro che fa il giudice nel giudicare queste sentenze, e sia proprio per la persona di Shin Men So, che forse è la cosa più bella di tutta quanta questa serie TV. All'inizio gli fanno subito una domanda e gli dicono: ma come mai lei, giudice, ha scelto di trattare i casi sui minori? E la sua risposta è, la leggo perché me la sono scritta, lei serissima, glaciale, dice: perché io odio i giovani criminali. Boom! E mentre la guardavo dicevo: sti cazzi, non è che c'è andata proprio leggera. E all'inizio in realtà noi non capiamo perché lei dice questa cosa. Lo scopriremo ovviamente solamente nell'ultima puntata, nella decima puntata. Però già ci spiega com'è il personaggio. E anche qua mi sono scritto degli aggettivi che pian pianino determinano il carattere di Shin Men So, e però ci lasciano sempre quell'interrogativo, ci lasciano sempre, diciamo, quella punta di curiosità per dire: ma è così per davvero o c'è un motivo perché è così? E infatti il motivo ci sarà. Comunque, per quanto riguarda gli aggettivi, io qua mi sono scritto: perché lei è per davvero così alla fine, cioè lei è dura, è severissima, è una stacanovista sul lavoro perché lavora notte e giorno, penso 20 ore al giorno, neanche il tempo di dormire, è intelligente, è distaccata, quasi asettica, però in apparenza, solo in apparenza, è implacabile, ma la cosa importante per un giudice è che alla fine è giusta e difficilmente, una volta che voi ascoltate le sue sentenze, alla fine di ogni arco narrativo, di ogni caso, come dicevo prima, direte: ma anzi, quello che mi veniva da dire era: cavolo, ci vorrebbe per davvero una persona così, così ferma e che sa decidere, diciamo, con questa sicurezza e anche facendo per davvero giustizia, cioè
Lei ogni volta che arriva alla fine prende sempre la soluzione giusta, la soluzione migliore, secondo me. Diciamo che sembra un po' una supereroina del foro, fai a fatica a dargli torto. L'interpretazione dell'attrice, come dicevo prima, è fantastica, lei è bravissima, Kim Ye-so. La serie non avrebbe lo stesso appeal senza di lei. E poi è il bello che come giudice è integerrima, però alla fine delle 10 puntate come donna risulterà anche molto molto fascinosa, quindi un'interpretazione veramente a 360 gradi. Poi anche il resto della serie è ottima, i temi trattati sono, diciamo, i casi che vediamo sono molte volte casi abbastanza forti, forse non è una serie per tutti, però la cosa bella è che bilancia bene il fatto dei giovani criminali che vengono condannati dalla giudice per tutte quante le puntate, con cosa? Con la famiglia. Quindi abbiamo disagio giovanile da una parte e il ruolo della famiglia, o non ruolo, come ci viene detto tantissime volte. Quindi viene distinta bene questa cosa e esprimono un concetto, cioè Simenso esprime spesso un concetto su cui io credo molto, non solo riferito ai crimini minorili che vediamo, ma secondo me proprio in generale. Comunque la frase che dice è questo: i giovani criminali non cambiano se non ci credono tutti quanti, e per tutti loro intendono i ragazzi, intendono i genitori, intendono la società, cioè chi li giudica. Quindi qua nello specifico un giovane criminale, ma come farà mai a cambiare se ha problemi familiari, se lui già nasce storto e se chi li deve giudicare tratta il crimine con sufficienza? Perché? Perché tante volte il crimine, diciamo, viene giudicato secondo la legge, come ci fanno vedere, in maniera veloce, oppure perché tantissimi giudici, diciamo, non è che non ci tengano alla sentenza che stanno facendo, però hanno una loro idea di sentenza, dimenticando cosa ci fa capire il giudice Simenso, la vittima. E infatti ogni volta che Simenso ha un nuovo caso, la prima cosa che vedrete è una foto con la vittima per avere ben impresso in testa cosa è successo e chi ha pagato per quello che è successo. E quindi se un cambiamento ci deve essere dalla parte di tutti: ragazzo, genitore e in questo caso giudice. La parte migliore della serie, beh, diciamo che è valida e sono valide un po' tutti quanti. A me le puntate che sono piaciute di più sono quelle che riguardano la casa famiglia, sono 2-3 puntate ed è veramente, cioè, mi sono veramente piaciute quelle puntate, anche perché mostrano cosa? Mostrano cosa vuol dire, cos'è il pregiudizio. Pregiudizio da parte di tutti, perché quando arrivano in questa casa famiglia c'è prima il pregiudizio di dire: ma questa signora come fa a gestire queste giovani criminali, che qua in questo caso sono tutte femmine, sono tutte ragazzine. Però una volta che c'è questa soffiata in cui sembra che questa signora faccia delle cose losche, sono i giudici stessi che cominciano a dubitare della casa famiglia. Però poi scopriamo che così non è, e poi la colpa finale dovete vedere le puntate, non ve lo dico chi è il colpevole finale delle puntate della casa famiglia, però molto molto belle. Ci sono invece dei punti un po' più un po', diciamo, qualche scivolone. Ce n'è soprattutto uno che è nel primo episodio, ahimè, quindi sorpassate questo scivolone e andate avanti, perché le puntate poi, diciamo, sono una più bella dell'altra per quanto mi riguarda. Abbiamo alla fine del primo episodio il classico inseguimento all'americana, ecco, è superfluo, se ne poteva fare a meno, probabilmente non serviva neanche all'interno dell'episodio stesso, del finale dell'episodio, è stato messo per creare forse un po' di spettacolo come episodio pilota, però poi non ce ne saranno più di questi scivoloni. E perché non ce n'è il bisogno, non serve, non è una serie che deve correre, eh? Sono puntate che vanno viste lunghe, perché sono tutte da un'ora, però vanno proprio, diciamo, assaporate minuto dopo minuto. Non ci serve l'action che ci deve trascinare per arrivare in fondo, ci si arriva
tranquillamente per come vengono fatte gestite con i casi, con le sentenze, con le indagini della giudice Simenso, con il rapporto che c'è fra il giudice capo, insomma, tutto quello che scoprirete andando avanti. Quindi, ripetendomi, questa serie la consiglio tantissimo, secondo me è un ottimo K-drama con temi diversi dal solito, non mainstream. Però guardatelo e ditemi cosa ne pensate. Detto questo, ho detto tutto, spero che la mia recensione, che il mio consiglio questa volta vi sia piaciuto e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!